Cari amici, prima di svelarvi gli straordinari avvenimenti di oggi, desideriamo aprire un dialogo sincero con voi e chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto apparentemente piccolo, come un mi piace, a questo video e l'iscrizione al nostro canale, rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Ora, vogliamo condividere una storia straordinaria di coraggio e determinazione. Caroline Smith, una valorosa donna scozzese, ha avuto il coraggio di aprire un dialogo pubblico sulla sua malattia tramite i social media. Ha detto: "Da noi c'è un grande tabù sull'argomento, molte donne famose si nascondono o evitano di parlarne. Io, invece, sono abituata con la mia famiglia a parlare di tutto, anche di malattie gravi. Ho pensato che potesse essere utile anche per altre donne parlarne." Millie Carlucci, la conduttrice del programma, Ballando con le Stelle, ha elogiato il coraggio di Caroline con un toccante messaggio. Ha detto: "Caroline, tu sei la nostra regina in questa bellissima avventura che è Ballando con le Stelle. Ti voglio tanto bene, ti stimo immensamente. Sei una parte importante della mia vita e del mio cuore. Caroline Forever." Caroline ha voluto lasciare un messaggio ispiratore per tutte le donne che, come lei, stanno affrontando la malattia. Ha dichiarato: "Io sono una combattente. Se ho un problema, penso alla soluzione. Da 8 anni, il tumore si nasconde e poi torna. Ma se mi concentro su questo, perdo tempo, che è ancora più prezioso per me. A volte mi sento stanca, ma mi aiutano i miei 3 cani. Se voglio piangere, mi isolo, piango un po' e poi mi rimetto in marcia. Mai vergognarsi della malattia, ma combattere." La storia di Caroline è un inno al coraggio e alla resilienza, un incoraggiamento a non lasciare che la malattia ci sconfigga. È un messaggio di forza e speranza per tutte coloro che affrontano sfide simili. Vi ringraziamo ancora per il vostro sostegno e vi invitiamo a riflettere su questa storia straordinaria di determinazione. Continuate a seguirci, perché con il vostro supporto, possiamo condividere storie e momenti significativi come questo. Grazie di cuore.